Dhammapada, il Buddha. La perfezione del Buddha è assoluta, non resta niente da aggiungere. Non ha misura la sua saggezza, non conosce limiti. Come potrebbe venir distratto dalla verità? La perfezione del Buddha è assoluta. Non esiste Brahma che possa trascinarlo. Non ha misura la sua saggezza, non conosce limiti. Come potrebbe venir distratto dalla verità? Gli spiriti celesti custodiscono chi si è risvegliato, chi ha piena comprensione della via, è devoto alla meditazione e gioisce della pace, della rinuncia. Non è facile nascere essere umano e vivere una vita mortale. Non è facile distinguere la profonda saggezza, ma più raro di tutto è che nasca un Buddha. Smetti di fare il male, coltiva il bene, purifica il cuore. È questa la via del risvegliato. Un rinunciante non tiranneggia nessuno. La paziente tolleranza è il vertice dell'ascesi. Suprema meta, dicono i Buddha, è la profonda liberazione. Non insultare, non maltrattare, coltiva la rinuncia nel rispetto della disciplina. Frugale nel mangiare e pago della dimora che hai, donati all'intento consapevole. Questo è l'insegnamento del Buddha. Non nei beni preziosi trovi l'appagamento, né nei piaceri dei sensi triviali o raffinati che siano. Il discepolo del Buddha trova gioia nell'estinzione della Brahma. Svariati sono i luoghi dove gli esseri cercano di sfuggire alla paura. Montagne, boschi, parchi e giardini e luoghi sacri. Ma nessuno di questi offre vero rifugio. Nessuno ci libera dalla paura. Chi si rifugia nel Buddha, nel Dhamma e nel Sangha, vede e penetra in profondità la sofferenza, la sua causa, la sua fine e la via che conduce alla vera libertà. Il Buddha, il Dhamma, il Sangha sono il vero rifugio, sono eccelsi, conducono alla liberazione. È difficile trovare esseri di profonda saggezza, rari i luoghi in cui nascono. Chi ad essi si accompagna quando appaiono incontra la buona sorte. Benedetta è la nascita di un Buddha, benedetta la rivelazione del Dhamma, benedetta l'armonia del Sangha, beata è la melodiosa comunione. Immenso è il beneficio che deriva dall'onorare chi è puro, chi è andato oltre la paura. Gli esseri che hanno trovato libertà da dolore e da angoscia sono degni di onore.